1. Il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Fiano per la maggioranza e Toninelli, 40, Vernizzi e La Russa di minoranza, nonché i deputati Ricchetti, Bianconi, Occhiuto, Capezzone, Paleso, Matteo Bregantini, Francesco Sanna, D'Attore, Sanicando, Piepoli, Ferrari, Cecconi, Mucci, Dadone, Gelmini, Dieni, Nuti, Bonafede e Buttiglione. È intervenuto per richiamo al regolamento il deputato Toninelli, al quale ha reso precisazioni il Presidente. Il deputato Manfredi è stato richiamato all'ordine. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Pagani, Spadoni e Malisani. La seduta termina alle 19.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 26 novembre 2015 con inizio alle ore 9.30. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Ecco, grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfreider, Amendola, Amici, Basilio, Bindi, Michele Bordo, Ciauchì, Cominelli, D'Alia, D'Ambroso, De Menec, Dell'Ai, Di Lello, Fava, Ferrara, Fico, Fontanelli, Grande, Guerra, La Russa, Lo Sacco, Manciulli, Martella, Mazziotti, Di Celso, Migliore, Nicoletti, Pes, Picchi, Piccoli, Nardelli, Piras, Pisicchio, Quartapelle, Procopio, Rampelli, Rosato, Rossomando, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Calipari e Zampa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 113, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Governo in vista della 21ª conferenza delle parti, COP21, della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta del 20 novembre 2015. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti. Prego, Ministro. Grazie signor Presidente, ringrazio anche gli onorevoli deputati. Desidero innanzitutto formulare il mio vivo ringraziamento per avermi dato la possibilità oggi di venire qui a illustrare lo stato dell'arte della Conferenza di Parigi. Due premesse. La Conferenza di Parigi si terrà in una città che è stata oggetto di durissimi attacchi terroristici proprio nei giorni scorsi. Noi abbiamo apprezzato molto la posizione del Presidente Hollande e del Ministro Fabius che hanno voluto, immediatamente dopo poche ore dal tragico attentato, ribadire con forza che la conferenza si sarebbe comunque tenuta a Parigi. Quell'attacco terroristico, quell'attacco delinquente è un attacco a